Diciamo no a questa Expo perché questa Expo nasconde dietro di sé dei principi che non condividiamo. All'interno di Expo abbiamo come sponsor le multinazionali del cibo, quelle che sfruttano il nostro territorio in modo non biologico e in modo intensivo. Diciamo no a un'Expo che ha consumato 1 milione di metri quadri di terreno, soprattutto agricolo. Diciamo no all'Expo delle multinazionali dell'agroalimentare, quelle che non sfamano il pianeta, perché il 70% della produzione agricola mondiale avviene nella piccola agricoltura contadina, non OGM e che non crea cambiamento climatico. Sarà un enorme spreco di denaro pubblico, saranno spesi 18 miliardi di euro. È corruzione, appalti e subappalti hanno subito arresti e indagini per infiltrazioni mafiose e indranghetiste. È un evento che se ne infischia del consumo di suolo. Avrebbero potuto usare spazi già esistenti o avrebbero potuto fare un'Expo diffusa e sostenibile. Invece hanno preferito ancora una volta cementificare. Non difende la vera agricoltura, fatta di biodiversità agraria ed alimentare, minacciata dagli OGM e dall'uso massiccio della chimica. Il tema dell'Expo è il cibo e per fare cibo occorre un'agricoltura e quindi la terra. Però purtroppo per questo evento sono stati distrutti 120 ettari. Ci sembrano assurdo e un'incoerenza.